Signori, signori, bentornati qui in questo splendido gioco su God of War e continuiamo dalla scorsa puntata. Signori, abbiamo... Vabbè, andatelo a vedere, tanto che ve lo spiega a fare, lascia perdere. Continuiamo. Però prima vi devo dire qualche cosa. Mi sono scordato. Ah sì, seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E niente. Scusate, vedo un po' di mail qua. Che succede? Che roba è? Cosa no? Cosa cosa? Cosa tocca? Non capisco. Vabbè, vedevo delle email, però vabbè. Vabbè, continuiamo, dai. Ma salve, buonasera. Buonasera. Allora, prima di tutto. Quello dopo. Quello. Che mi sono scordato io? Potenziamoci. Così aggiungi più lupi. Sono cretino io. Ma andiamo avanti. Bella fra. Vedi? Sta bene. Era meglio sparire quando sono apparsi i figli scemi di Toro. Finire da parlare. Dai, quei due uomini, cosa sai su di loro? Prima di tutto, non sono uomini, ma sì. Sono figli di Thor, hanno madri diverse e una sfaccia. Baldur è il loro zio, Odino è il loro caro nonno. Armi, come combattono? Oh, ma c'è. Magni è forte, molto forte. Brandisce un'enorme spada tentata dalle tempeste. Modi? Preferirei leccare il ratto piuttosto che stringergli la mano. La sua mazza e il suo scudo sono una copia sbiadita del martello di suo padre. Il mio consiglio è di starne alla larga, ma mi conosco. Oh, niente. Ok. Grazie, Sindri. Adesso so come combattermi. Uh!
Scusate ragazzi. Ragazzi, eccomi qua. Allora raga, tocca essere pronti qua, se no. Fai presto, prendi un pezzo di scalpello e filiamocela prima che se ne accorgano. Tu. Ragazzi. Arrenditi. Il padre di tutti lo esige. No. Bene. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai. E tu dove credi di andare? Oh no, fratello. Il mostriciattolo ha un arco. Ora che cosa facciamo? Stai dietro di me. Perché ci cercate? Cosa vuole Odin? Oh!
Ma come? Non hai idea di quello. Meglio di buttarla! Torna qui, vigliacco, che ti stacco la testa! La malattia. La febbre è tornata. No. Non è vero. Ragazzo. La tosse, il sangue. È malato, ha bisogno di Freya. No. Fallo. Ce la fa. Bravo, ragazzo. Sto bene, vedi. Allora, quanto vorrei la tua spada. Dovremmo tenerlo d'occhio. Signori, abbiamo il potenziamento per il nevratano. Dovrebbe bastare. Così potremmo incidere la runa del viaggio per Jotunheim e arrivare. Scusate ragazzi, un attimo, Bam, signori, eccomi tornato. Ah, le porte chiuse con la magia che abbiamo visto ora si possono aprire come quella dietro l'angolo. Con lo scalpello potete attraversare quella porta. Addirittura, fatto il metallo, via. Umani. Proprio così. Era un dio, ma l'ha ucciso. Un Aesir minore, forse. Ma sì. Era figlio di Thor. Non minore, per niente minore. Ad Asgard non gradirà. Vi ho difeso. Non le ho. Non devo giudizio. Non devo più la vendetta. Che il dio. Da quando un dio può morire? Non scendiamo da prima. Ragazzi, non mi ricordo dove sta quell'altro. Entro in panico. Dov'è quell'altro? Thank you.
piccolo buco. Immagino che siamo più in Leviathan. Lì sarà bloccato, eh? Siamo già stati qui. Da dove si torna? Ehi, hai sentito? Magni, il dio Aesir, figlio di Thor, è morto! Ora Modi scorrazza per Midgar in cerca dell'assassino e giura che quando lo troverà... Oh, accidenti, siete stati voi. Forse dovremmo parlarne a voce bassa. O per niente. Mi pare una grande idea. Cretino. Non vorrei essere tuo nemico. Livello 6. Finalmente. Risorse. Non c'è motivo di avere fretta. Abilità. Dammi questa. Sì. Uno. Due. Tre. Mamma mia, raga, questo è bello. Insomma, piuttosto famoso. Avete creato il mio nido. Oh, sì, che opera. Il mio Mjolnir ci ha dato molta visibilità. Un lavoro leggendario. Ci conobbero dei re. Eravamo una bella squadra. Che accade? No, beh, è una storia lunga. Accaddero cose che resero difficile trovare quella scintilla, capisci? L'ispirazione è una dea volubile. Ah? Basta distrazione. Lo vedi il casino che devo ripulire? Come mai Brock è blu e tu no? Ehi! No, tranquillo, è un'ottima domanda. Vedete, mio fratello non sta attento come me. Lui preferisce lavorare ai metalli. Oh! A mani nude, senza guanti. Dice che è l'unico modo per sentire quello che il metallo vuole diventare. Se maneggi spesso l'argento, la pelle cambia irreparabilmente. Ossia per sempre. È meglio che non glielo dici, però. Sai come è suscettibile. Non fa una piega. No, basta, è troppo domande. Non penso che il ragazzo stia bene. Ehi, ho appena capito che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Yara. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte.
corda qui. Vai, io tre. Ci siamo quasi. Ciò che abbiamo fatto, scalare un gigante morto, cavalcare un martello in caduta, combattere i cattivi. Cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto molto strada. Ora raga. Ci siamo altri. C'è qualcosa là. Ragazzo, un'altra. Ah, la conosci già, è vero? Tam, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Yoda. Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo proteggere la sua città. Arrivi. Vabbè, sfigarsi la storia. Scusate. Camera nascosta. Questo luogo sembra una prigione. Questo spiegherebbe la potente serratura magica. Non c'è di più. Sento come se laggiù qualcosa ci stesse aspettando. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Che genere? Non so. Qualcosa di potente. Qualunque cosa sia, ragazzo, ce la faremo. Siamo arrivati fin qui. No. Sì, padre. Le ultime parole di Kratos. Un'altra Valchiria. Una Valchiria imprigionata. Ce l'ha fatta. Nimir. Occhio, ragazzi. Una Valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Avete liberata dalla mia forma corrotta. Ve ne sono grata, ma
Le mie sorelle sono ancora in trappola. Prendete il mio elmo. Trovatele. Liberatele. Il destino delle Valchirie è nelle vostre mani. Altri, ma gran parte della loro storia è avvolta dal mistero. La mia esperienza con le Valchirie finisce con la mia prigionia. Come ti ho detto, fratello, è complicato. Non so come... Aumenta i danni infetti d'attacco unico. Ok. Allora, io questo lo leverei e metterei questo. Perché vi vennero creature tanto sciagurate? Ma forse se ne potessimo liberare altre. Vuoi che ne combattiamo altre? Il fato delle Valchirie, ragazzo. Non esiste un'impresa più onorevole. Sarà pericoloso. Non è mai stato un problema, no? Così si fa. Torniamo indietro, va? Di Brock. E adesso? Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la luna del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no! Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyrion. Tyrion è morto, no? Sì, ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è svegliato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Ho sentito dire che qualcuno ha steso quello spaccone di Magni. Voi non ne sapete niente? No, no. Per te è un bene o un male? Un male per voi, quando suo padre lo soffre. Ma che ci sia mai sir di meno, mi sta benissimo. E il prossimo potenziamento è gratis. Ah, sì? No. Bastardo. Wow. Ho capito bene. Tu e Sindri avete creato il mio Già. E Thor l'ha usato per uccidere. Vieni. Voi ce l'avete l'uno con l'altro, invece di prendere il Thor. Ragazzo, se mi piace. Vieni. Okay. Non tocca perdere tempo. Seguimi, Atreus. Arrivo. Ah. Eccone un altro. È Tyr. Però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dì, non un gigante. Ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico tra me ad avere in loro la loro vista speciale. Chissà se i giganti hanno dedicato il tempo anche a me. Necessario. Tu mi hai insegnato. Ora ti insegno qualcosa.
Così potremmo, anche se io non sarò con te, ci divertiremo. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi? O gli animali? Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non è questo. Senti questo odore. Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Pioggia? Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi schermiranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. No! Prova! Quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida Erachia! Zitto! No! Non ne sai niente di mia madre! Oh, è vero! Ma tra poco ci conosceremo molto meglio! Tu sarai mio nuovo fratellino! Non appena avrò ammazzato tuo padre! Mi sa che lo stesso. Stai indietro. No! No! Merda, non è ancora finita! Fratello, sta male! Atreus! Devi portarlo da Frey, presto! Non c'è altro modo! Ok, ragazzi, dai, forza, dai! Salviamo il ragazzo! La vacca, lì. Minchia, raga, il tempo come si è fatto. In barca, Freya non è lontana. Bomba il tempo, raga. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua storia. La foresta di Freya è un punto cieco. È la destinazione perfetta, e solo lei. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio, ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Semitio. Cioè, è mezzo gigante, mezzo uomo e mezzo dio. Che poi raga, mo, a parte gli scherzi, cioè,
Ma chi era il padre, cioè nella vera mitologia, il padre di Loki? Loki, vabbè, tanto sai chi è. Il padre di Loki. Qualcuno ha chiamato il serpente. Pesante. Dai, più veloce. Ma fai pensare, inizia a tremare. È grave, sbrighiamoci. Più veloce, su. Dai che voglio finire sta live. Serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato! Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Lo so. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo in là. Il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i nove regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Oh. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi è Ebrir non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso i dai. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo. Emily. Deve far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya. L'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di Dio. Non deve giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi. Ragazzi, io purtroppo devo interrompere qui la live, ma riprendiamo domani per la prossima parte che sarà sicuramente epica. Grazie per avermi seguito in questa live. Vi ricordo di iscrivervi soprattutto a Twitch, YouTube e Instagram come Kingslave Corporation. D'altronde io vi ringrazio per supporto su YouTube. Grazie ancora, ci vediamo domani con questo capolavoro.